Roma, agosto, ore 14. Non è l'ora più adatta per cominciare il nostro vagabondaggio su e giù per l'estate. A quest'ora i romani dormono, come e dove possono, ma dormono tutti. Queste immagini potrebbero essere la sigla estiva di una città che per molta gente deve diventare per forza anche una villeggiatura. Che volto ha questa estate in casa? Stiamo definitivamente camminando dentro la favola della bella addormentata o possiamo sperare di imbatterci in situazioni, in ambienti, in personaggi curiosi o inconsueti o interessanti? Il nostro primo incontro è quello con un autentico romano de Roma, lo scrittore Ceccarius. La nostra visita alla sua bella casa sull'Aventino suona un po' come una sfida. Infatti sono da poco trascorse le 14 e per il romano questo è un momento sacro. Ceccarius, venendo qui da lei, abbiamo incontrato nei giardini, sulle panchine, nei prati, numerosissime persone tranquillamente addormentate. Ma che fanno questi romani? Dormono tutto il giorno? No, per carità, questo è un lieto luogo comune. I romani tengono a riposare alle ore per loro lecite. Cioè, per esempio, tra le 3 e le 4 c'è la famosa pennichella. Il romano fa la pennichella, che è un'istituzione romana che è da sempre. Il romano è un lavoratore assiduo, un lavoratore senza limiti di tempi, di cose, però desidera avere a sua disposizione quel periodo di tranquillità in cui, diciamo l'espressione, non vede nessuno, infatti dorme. Del resto, dico, ci sono anche dei vecchi testi, è un volumetto del 1825 dedicato ai signori ministri diplomatici accreditati presso la Santa Sede, ai signori viaggiatori affinché siano persuasi della falsa opinione sull'aere estivo di Roma. E in particolare, si potranno concedere nel tempo estivo, dopo il mezzodì, circa 2 ore, che devono compensarsi con il sonno della notte, che certamente è il migliore, poiché allora dormono gli stessi animali, anche i più feroci. E sarà molto nocivo a chi dopo il prandio si occuperà in meditazioni intellettuali, poiché il cervello, che è l'organo della virtù cogitativa, si riscalda e più facilmente riceve i vapori e le materie catarrali. Meglio fia che quel poco di tempo sia occupato in cose di onesto piacere e fia anche proficuo sollazzarsi ragionevolmente. Vicolo dei Venti. Anche oggi, puntuale come sempre, è arrivato il ponentino. I romani, quelli che non possono abbandonare la città, lo aspettano tutte le sere, alla stessa ora, con fiducia e trepidazione. I vicoli della vecchia Roma si svegliano e diventano balconi. Il ponentino stana tutti dalle case. I popolani escono fuori trascinandosi dietro sedie e sgabelli. La vita si è trasferita sulla strada. Un'altra giornata di agosto finita bene, al fresco di un timido venticello che va incoraggiato con i ventagli. Molto lontana da Via Veneto e dalla Roma chiassosa e provocante dei turisti e dei rotocalchi, c'è Pietralata, una borgata sulla via Tiburtina, un insieme di case quasi tutte a un piano, squallide e tristi. Gli appartamenti di una o due stanze ospitano fino a 10 persone. Il caldo qui si fa sentire in maniera insopportabile, aiutato dall'assoluta mancanza di verde. Quella mattina, con stupore, notammo l'assenza dei ragazzini nelle vie, loro che sono la caratteristica di queste borgate. Stanno tutti in piscina, ci hanno informato, a via dell'Infernetto. Acquisto di un berretto da capo e di un fischietto da vigile, il contadino che è proprietario di questa specie di vasca si è trasformato nel gestore dell'unica piscina di Pietralata. Ci sono 2 turni ogni giorno e il prezzo d'ingresso è di 50 lire. Yeah.
mettetevi riga! Questa è proprietà privata! Mettetevi in fila! Chi te li dà i soldi per venire qua? Io. Guadagni tu? No, c'ho una riserva. Ah sì? Quanto hai da parte? Boh, 3.000 lire. Accidenti, ma allora tu lavori? Sì. Che fai? Che mestiere fai? Ho fatto un po' tutto, adesso faccio il macellaro. E prima che facevi? Prima ho fatto il frutterolo, il vigliare, il lattare e il barista. E qual è di questi mestieri che ti piaceva di più? Ah, nessuno. Ah, nessuno? Che vorresti fare? Ho sfaticato. Lavori? Sì. Che cosa fai? Barista. Dove lavori? Violesse Tommasini. Quanto guadagni? 3.000 lire a settimana. Ti piace questo lavoro? Insomma. Lavorate anche voi? Sì, giornalista. Vendiamo i giornali usati. Anche tu giornalista? Sì. Che vendevate? I giornaletti. Chi ve li dava? Andavamo a comprare dai signori. A quanto? A 30 lire al chilo. E li rivendevate? A 10-20 lire. Ah, bell'affare. Avete messo soldi da parte? No. Tuo padre che fa? Professor Ciarolo. Come? Professor Ciarolo. Non capisco. Quello che andate eserci. Ah, Sel Ciarolo. E tuo padre? È il pittore. Ci vai in villeggiatura? Rimani qui a Roma? Sì. Tutta l'estate? Sì. Che fai? Vieni qui? Certo volte. Se no, dove vai? Sto a casa. Fa caldo a casa? Sì. Quante stanze avete? Una. Quanti siete in famiglia? Tre. Cinque. Cinque o tre? Mamma, papà e tre figli. Tu sei il più grande? No, più piccolo. Quanti fratelli siete? Sette. Sei il più piccolo? Più grande. Quanti anni hai? 11 anni. Che fai quest'anno? Non lo so. Vai in villeggiatura? No. Al mare ci sei stato? Qualche volta ci sarai andato? Mai. Non l'hai visto mai? Mai. Lo sai di che colore è? Sì. Di che colore è? Azzurro. E poi com'è? Dimmi qualche altra cosa. Si ordina ed espressamente comanda a tutte te singole persone di qualsivoglia stato, grado e te condizione che non ardischino né presumino nuotare con mutande o senza. Il brano di editto che abbiamo letto riguarda il fiume. In una città calda come Roma, quando scoppiava la calura, la canicola, logicamente i romani, come oggi, si preoccupavano della frescura. Ora, non essendo possibile o non essendo facile per il romano arrivare al mare, in quanto a 4 ore andata, 4 al ritorno, avrebbero passato tutta la giornata sulla strada, ovviamente si ricorrevano al fiume. Però c'era anche qui
una serie di editti che impedivano quasi al romano di fare il bagno. Per esempio, era vietato rigorosamente ai romani andare in barca con le donne. Fare il bagno, che per noi significa in fondo spogliarsi, baracche, era già quasi un attentato contro la morale. Ecco le ragioni di quel bando che suona un po' per noi addirittura quasi ridicolo. Formidabile sono le fontane che sono oggi, sono sempre state la caratteristica di Roma. Oggi ormai le fontane non le riconosciamo più, non le vediamo più. Le vediamo appena appena durante l'estate quando riemergono non dall'acqua ma dai tetti delle macchine, quando tutti i romani vanno fuori, allora finalmente, toh, guardaci, qui c'era una fontana. Oggi, abbiamo detto, servono come spartitraffico, ma nelle epoche, nei secoli andati, servivano non solo come frescura, ma quindi sedercisi attorno, ma servivano anche per tuffarcisi dentro. E a questo proposito c'erano degli editti severissimi. Si ordinava ad ognuno di non mettersi nudi né con le mutande nelle conche delle fontane, particolarmente di quella sopra San Pietro in Montorio. Dato che l'acqua a quel tempo era un lusso, l'acqua nelle case l'avevano pochi privilegiati, sicché i romani ricorrevano alle fontane che si trovavano nelle piazze. A questo riguardo ascoltiamo ancora i bandi, il cronista del tempo, diciamo. Per esempio, si proibiva con l'acca, specialmente ad ortolani, affittuari di vigne, vignaroli, giardinieri, mezzaroli e tecicoriari, che non ardischino di andare né di giorno né di notte a lavare o far lavar panni, cicoria, insalata o qualsivoglia altra cosa, ovvero cani, gatti ed altri animali. Lavavano perfino i gatti. Inoltre, si proibisce espressamente agli cocchieri, carrettieri, barrozzari, somarari, che sotto pena di scudi 50 e di 3 tratti di corda, da darsegli subito in pubblico, non possino né ardischino, appresso le suddette fontane grandi, lavare cocchi, calessi, carrette, barozze o altro, né bagnare o rinfrescare le rote di esse, e nemmeno lavare li piedi a... Percorrendo le strade semivuote della città, ci accorgiamo, forse per la prima volta, della presenza dei vecchi. Sembra che siano rimasti solo loro, silenziosi e assorti, in una Roma gravata dal silenzio. Viene spesso, signora, qui ai giardini? Beh, sì. Ci vengo spesso. Vive sola a Roma? No, vivo con due figli, un maschio e una femmina. Io convivo con mia figlia femmina, che è sposata ed abitiamo di sopra. Mio figlio maschio abita di sotto con la sua famiglia. Dove sono andati i suoi figli? Sono andati al mare, a Terracina. Lei non è andata con loro? Beh... Cosa vuole? Ci sarei andata tanto volentieri, ma hanno preso assieme una casetta piccola e dovrei incomodare loro. Ma avrei potuto arrangiare con mio nipotino, stare con lui. Ma no, non voglio dar disturbo agli altri e ne soffrire io. Che fa tutto il giorno a Roma? C'ho tanto da fare. C'ho due appartamenti, quello mio e quello di mio figlio. Quello sopra, pulisco prima quello perché c'ho anche i canerini. E dopo vado giù, vado a pulire l'appartamento di mio figlio maschio, aspetto un poco perché c'è qualche telefonata da prendere, vero? Aspetto che arrivi la posta e poi piano piano ritorno su. Quando sono le 4:30, così 4:15, vengo qui. E sto qui tanto volentieri, c'è una pace, qui si sta così bene. Poi c'è un'amichetta su per giù della mia età, si fa 4 chiacchiere e poi verso sera ci alziamo tutte e due e poi piano piano. Andiamo a casa, lei da una parte e io dall'altra.